Il papà di Mimmo Lucano sta consumando gli ultimi giorni della sua vita. Crediamo che sia giunto il tempo di chiedere con forza e con tutti gli strumenti possibili la revoca dell'assurdo e giuridicamente inspiegabile esilio di Domenico Lucano. Va preparato un appello al Presidente della Repubblica Mattarella per chiedergli di porre fine a questa mostruosità giuridica. Ad annunciare una nuova azione a sostegno dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, è il Comitato 11 giugno, il movimento che prende il nome dall'avvio del processo a carico dell'ex primo cittadino, arrestato lo scorso ottobre con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti e ancora attualmente sottoposto al divieto di dimora. Tutto ciò nonostante non ricopra più il ruolo di sindaco né quello di semplice consigliere comunale, visto che alle ultime amministrative di maggio Ariace non è risultato eletto. Ma al di là delle questioni giudiziarie, il comitato porta avanti una questione umanitaria e annuncia di voler fare appello stavolta direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il calvario di quest'ultimo anno, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del comitato, pensiamo che abbiano diritto tutti e due, Mimmo Lucano e il papà, di salutarsi con serenità dentro le mura della loro casa. Nell'ambito dell'inchiesta Kenya, infatti, Mimmo Lucano è accusato di alcune irregolarità nella gestione dei fondi per l'accoglienza, ma la misura cautelare per questa accusa non è stata accolta. Il divieto di dimora, infatti, riguarda i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alcune presunte irregolarità nell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti.